coloro che in questa notte stellata non riescono a dormire, delle piccole storie per i vostri sogni dorati. Vai Maurizio. Vado. Quello che i tuoi genitori hanno risparmiato e costruito con parsimonia in una vita di lavoro, tu glielo puoi mangiare fuori in un anno, se ti impegni anche meno. Io e i miei ho spazzolato via tutto, la tomba di famiglia, 8 posti via. Mia mamma: Carlo, dove andrò a finire? Quando volto i piedi all'uscio? Mamma, stai serena, quando succede ti piego in due e ti metto nella cuccia del cane. Sì, ma lavoro tutta settimana, altri hobby non ne ho. Ma non ti vergogni? Sì, ma invece che travestirmi son più comodo così. Sì, mia nipote è una bella bambina sensibile, mi porta a casa la colombina. Aveva questa povera bestiolina l'ala spezzata. Io, nel steccarle l'ala, tenendola ferma, le ho spaccato una zampina. Tenerla in quelle condizioni lì dispiaceva più a me che a lei. Darla alla vivisezione si può. Prendono anche la bambina, è gente grande. Però sai, ci vogliono delle carte, non avevo tempo. Ho pensato, poi l'ho lavata e me la sono mangiata. Per quello mi sono trovato bene. Sai, era buona, sì. Completa, a destra, a sinistra e... Vai! Ma non ti vergogni? Sì, però piuttosto che mangiare la bambina è stato meglio, guarda. Ma non ti vergogni? Sì, ma sono un drogato, avrò diritto a cosa? Passione per l'ambiente. Già a 12 anni ritiravo i fusti di olio esausto dalle officine della zona. Poi andavo e svuotavo nell'ambro. Con i primi soldi guadagnati ho comprato un camion cisterna. Di notte lo usavo per ritirare il latte dalle cascine. Di giorno per gli spurghi nelle fogne. La pompa è quella. Va bene per tirar su il bianco e il nero. Per cui l'uomo c'è. Sì, però reclami non ne ho mai avuti. Ma non ti vergogni? Sì, ma ho anche il vizio di bere, per cui non guardo quello che c'è, bevo. Ma non ti vergogni? Sì, però sono drogato, avrò diritto o cosa? Ma non ti vergogni? Sì, ma lavoro tutta settimana, altri hobby non ne ho. Buonanotte a tutti, ritornate a sintonizzarvi sulle nostre frequenze. Maurizio, saluto. Ciao, grazie, domani ancora. Sì. Maurizio, sei dolcissimo. Lo so, peso un quintale, per cui come uomo sono completo.